La Polizia di Stato inaugura a Termini Imerese la sezione giovanile del Centro Fiamme Oro, disciplina e lotta libera. Il centro costituisce un'espressione del progetto andato a fondo nell'interesse dei giovani. Sindaco, un progetto ambizioso fortemente voluto da lei, perché a Termini Imerese lo sport deve andare sempre avanti. Era un sogno che è diventato realtà. Soltanto qualche settimana fa abbiamo iniziato la discussione con la Polizia di Stato. Oggi di fatto inizia una nuova esperienza. A Termini ci sono tanti ragazzi che fanno lotta e che da qualche ora potranno disporre di questa bellissima struttura sportiva e soprattutto contare sul contributo e sui sapienti consigli del maestro Salvatore Rinella, che dalle file della Polizia di Stato li guiderà e li porterà avanti in questa esperienza. Campione italiano juniores da poco. Sì. La gara è stata 2 settimane fa ad Ascoli Piceno, ho conquistato il titolo a 55 kg. E Marco, il tuo sogno? Le Olimpiadi di Rio. Nel 2016? Sì, stiamo lavorando appunto per andare avanti con questo progetto. E incrociamo le mani anche perché già appena 16 anni eri campione italiano e juniores, giusto? Sì, sempre a 16 anni il 5° posto al campionato del mondo a Szombathely in Ungheria. Allora, un in bocca al lupo, qua ci sono tanti piccoli atleti. Teresa Lumia ha 11 anni, giusto? 14. 14 ed è campionessa italiana della sua categoria. Cadetti. Cadetti. Teresa, che titoli hai avuto fino adesso? Titoli italiani, internazionale, una gara, un torneo internazionale a Chiavari. Hai fatto? Prima. Primo posto agli internazionali. Ora li devo rifare. Vediamo. Sì. Lei è la più piccola ed è Fabiana Rinella. Fabiana, questo sport ti piace? Sì. Tuo papà chi è? Salvatore Rinella. Che è un? Un campione. Di cosa? Di lotta. E tu vuoi diventare come lui? Sì. Brava. Tu invece? Lulu mia. Che titoli hai avuto fino adesso e quanti anni hai? Io ho 10 anni. E titoli? Titoli ora giovanissimi, voglio giovanissimi. Ne ho vinto per adesso 3. Responsabile tecnico delle Fiamme Oro qui a Termini Imerese. Sì, è una grossa gratitudine che mi ha dato appunto e possibilità il comune, nonché i dirigenti delle Fiamme Oro e tutti quanti le autorità che sono qui presenti. Da domani praticamente comincerà questo progetto, aspettando che ci siano tanti ragazzi che vogliono intraprendere questa disciplina che io adoro e amo, perché faccio questo da quando ho 8 anni. Quindi niente, mi auspico che tutto vada per il meglio e che vengano in tanti agli allenamenti. Il progetto prevede l'insegnamento dei bambini, nonché ragazzi futuri, per istruirli e portarli alle Fiamme Oro della Polizia, giusto? Sì, questo è un progetto ambizioso, in quanto i ragazzini che ovviamente prenderò leve, comunque a otto anni cominceranno, maschile e femminile, ripeto, ovviamente alla maggiore età potrebbero, essendo che sono validi e quindi avendo primeggiato in campo nazionale, potrebbero avere una strada preferenziale per poter arruolarsi un domani nel corpo della Polizia di Stato. Io ho intervistato poco fa tua figlia, che ha appena 7 anni e già è un mostro in questa disciplina, nel DNA dunque. Come si suol dire, buon sangue non mente. Esatto. Sì, malgrado io non sono stato mai colui che l'ha quasi obbligata, è lei che di sua spontanea volontà vuole intraprendere a tutti i costi questa disciplina. Ci troviamo col maestro Agostino Purpura, un mito per Termini Imerese, un mito perché ha allenato tantissimi ragazzi che ora sono diventati grandi lottatori a Termini. Maestro, qui adesso oggi una cosa importante, lei cosa ne pensa? Sì, è una bella cosa questa, avere un centro sportivo della Fiamme Oro a Termini, che così c'è più spazio per i ragazzi per allenarsi e di sperare anche un futuro migliore attraverso lo sport. Da lei sono passati tanti giovani? Sì. Sono parecchi giovani, anche da Termini Alta pure, qua c'è qua Crisante che era prima con me, adesso nelle Fiamme Oro, e spero in futuro di mandare anche i ragazzi nelle Fiamme Oro, è così, è un sogno che si realizza sia per i ragazzi che anche per me. Siamo con un altro giovane termitano, Carlo Arcara, un giovane termitano che ha vinto 6 titoli di campionati italiani nella lotta. Sì, adesso per me è un gran ritorno
per la lotta termitana, perché per via dello studio sto ritornando adesso a ricominciare a lottare. Per me è un onore lottare per la squadra di Termini Imerese, che c'è una tradizione storica che dura da anni e bisogna cercare di farla continuare per il futuro e per i giovani ragazzi che ci sono. La lotta, lo sport è uno sport che è particolare. Perché da piccolo hai scelto di fare questo sport? Uno sport perché impara a crescere, uno sport di vita. Permette di veramente ai ragazzini di oggi di crescere in maniera forte, senza mai arrendersi alle difficoltà. E soprattutto una veramente delle lezioni di vita che da tutti, visti i tempi, ci possono servire. Siamo con uno delle Fiamme Oro, Giuseppe Rinella, che ha vinto nel 2014 i campionati assoluti. Sì, beh, è stata dura perché dopo una certa età, sembra brutto dirlo, ma a 30 anni, la lotta a 30 anni va diciamo a scendere, perché il vero picco dell'età migliore va dai 20 ai 24 anni. Però ho avuto tanta esperienza e sono riuscito a vincere questo campione italiano assoluto. La tua famiglia è una famiglia di lottatori, ho visto pure la piccolina che già l'avete nel DNA la lotta. Sì, sembra proprio di sì, anzi ho visto pure che si muove pure più bene, anzi vorrei dire magari ho una piccola di 8 mesi, sì, quindi spero che magari anche lei vi piaccia fare la lotta e magari un giorno diventare qualcuno, anche una campionessa magari.